giorno c'è il lettore di Snappita che sono in compagnia di Ayana Lu, duo incredibile, come già sapete ha partecipato all'edizione di X Factor, continua a fare grande musica, infatti a breve uscirà il vostro nuovo singolo che avete presentato a Berlino. A tal proposito vi vorrei chiedere come nasce questo brano e che messaggio porta con sé? Il brano che si intitola Say Something è nato immediatamente dopo il nostro abbandono dai lettori televisivi e quindi c'è stata una divisione nel pubblico, chi ci ha capiti subito e chi ci ha anche se vogliamo un po' giudicati male, insultati anche, e da lì nasce Say Something perché questa rabbia che vedevamo nei nostri confronti ci ha fatto riflettere davvero tanto, quindi abbiamo pensato che un buon motivo di sfogare la propria rabbia magari è far della propria vita una rivoluzione vera e propria, no? Quindi è un po' un'esortazione che vogliamo dare a tutte le persone che ci hanno giudicato e anche a noi stessi se un giorno mai dovessimo trovarci a giudicare delle situazioni che non conosciamo. Come dicevamo, il brano è stato presentato a Berlino e infatti io vi vorrei proprio chiedere quali sono le differenze sostanziali che potete riscontrare tra l'ambiente musicale internazionale, nello specifico berlinese, e quello italiano. Noi facciamo musica principalmente su strada, quindi quello che viviamo è quello proprio a stretto contatto con gli abitanti di una città. Quello che viviamo a Berlino è che le persone di tutti i ceti sociali, di tutte le etnie, di tutte le differenze del mondo vivono la musica come il loro momento, non come un momento di intrattenimento. Loro sono lì per partecipare a quello che succede. Ci sono dei posti regolarizzati da regole non scritte, dove si va la mattina, si apre una lista, suonano 8 musicisti di strada che vengono da tutte le parti del mondo, ognuno ha 45 minuti di tempo, in quei 45 minuti tutte le famiglie si riuniscono per ascoltare la proposta del mondo della musica. E quindi questa esperienza noi ci mette in confronto, in contatto con una realtà pazzesca. E qui invece notiamo che comunque c'è lo stesso interesse, però forse c'è ancora un po' la cultura della distanza, si avverte un pochetto di distanza perché manca, tra virgolette, c'è questa voglia di un po' di etichettare il musicista di strada deve essere per forza o un pazzo o un vagabondo o un... E si crea una distanza maggiore tra chi suona e chi ascolta, anche se magari poi l'interesse resta lo stesso, il guadagno anche forse in Italia è anche maggiore rispetto alla Germania, però è un meccanismo di creare contatto, magari rimanere in contatto tramite i messaggi, mail e cose del genere, ci mette un po' di più ad arrivare. La vostra musica comunque tra street music ed elettronica in questo momento. Tre aggettivi per definirla. Tre aggettivi per definirla. Avendo più o meno chiaro come sarà l'album, un aggettivo che mi viene in mente è inaspettati. Ci sono tante evoluzioni all'interno dell'album, tanti percorsi e tante storie, quindi essenziale e anche velenosa, perché in alcuni punti ci sono dei momenti che sono un po' acidi. Una domanda su X Factor è doverosa, cosa vi ha lasciato questa esperienza, cosa è stato il post talent e se vi ha dato degli stimoli in più per crescere artisticamente? Beh, è stata sicuramente un'esperienza e noi abbiamo sempre detto anche prima di iniziare che X Factor sarebbe stata una grande stazione del nostro viaggio, ma è sempre una stazione che ti lascia tante cose e nel nostro caso specifico ci ha lasciato
veramente tante nuove emozioni, magari anche più metodo per metterci in sala prove, più che altro sull'arrangiamento dei brani. E poi però c'è che di negativo, comunque verso il finale, insomma, abbiamo percepito proprio la rottura tra la velocità in cui va una puntata e la velocità delle due emozioni deve stare di pari passo. Questo per me era un po' complicato. Un'altra cosa che ci ha lasciato è magari i rapporti umani che poi si sono restaurati, soprattutto magari con Eva, con Biagioni, con Gaia e anche con Alvaro, con Soler, sì, che sono elementi che poi uno porterà avanti. Ci piace seguire ed essere aggiornati sul percorso che stanno avendo anche i nostri ex compagni, e sentiamo quotidianamente praticamente. Il nostro magazine racconta l'Italia a 360 gradi, quindi anche la musica. Dovreste pensare a un artista o più di un artista italiano con quale vi piacerebbe collaborare, che vi viene in mente? Io ce ne ho quattro. Io ce ne ho due. Per me i due artisti preferiti della scena musicale italiana sono Paparezza e Max Gazzetta. Allora ce l'ho due adesso. E quindi quello sarebbe un grande sogno. Paparezza per me sarebbe proprio. Io aggiungerei Jovanotti e Ennio Morricone. Quello è un sogno. Un saluto per gli amici di Sant'Italia. Ciao a tutti, a presto con nuove canzoni e nuove Italia.